Quindi una volta morto L, Light ovviamente l'ho fatto fuori felice con Ender perché adesso non c'ha più nessun ostacolo e quindi può mandare avanti la sua idea, il suo progetto e diventare il dio del mondo. Infatti nei anni che seguono Light Yagami e Kira crescono, quindi Light prende il posto di L e quindi si fa una bella posizione, diventa comunque una persona importante e Kira intanto continua a mietere vittime e però anche ad acchiappare molti seguaci, quindi sembra che adesso Light Yagami abbia la strada spianata e che sia finalmente diventato il padrone del mondo, però no, perché L prima di morire aveva due assi nella manica, nelle maniche, facciamo così, aveva due assi nelle maniche che sono costituiti da due persone definiti, che vengono definiti come I i successori, come successori. successori di L, che sono Allora sono Nier. e Mannaggia la miseria, queste immagini bianche non si vedono. Vabbè, Nier vabbè. è più, forse così si vede. Ok, spero che abbiate Eccolo visto. qua, è meglio. Ok, che sono appunto definiti i seguaci di L. E allora, e qua bisogna fare un altro confronto, perché? Perché diciamo la presenza di Nier, anzi, prima di tutto bisogna dire che Death Note con la morte di L inizia la seconda parte del Death Note, nel senso che Death Note si può dividere in due parti, quindi la parte che va dall'inizio fino alla morte di L è un'altra parte. Che oltre a cambiare per quanto riguarda il tempo, perché sono passati alcuni anni, cambia appunto per la presenza di nuovi personaggi, tra cui spiccano questi due personaggi che sono Nier e Mello. Allora, adesso facciamo un confronto di questi due personaggi che sono appunto definiti come gli eredi di L. Esatto. Allora, partiamo da Nier. Beh, prima di fare un'analisi dei due personaggi, bisogna partire dal presupposto che Nier e Mello sono dei personaggi che, ho notato, leggendo anche i commenti, non sono particolarmente amati, soprattutto Nier. Nier, diciamo, è un pochettino denigrato, non lo ama nessuno. Dice, ma togliti, ma che vuoi fare tu? Vattene, vattene. Non sono tanto amati. Questo perché, diciamo così, pare un pochettino una forzatura, paiono entrambe, soprattutto Nia, perché Nia assomiglia di più fisicamente a L, paiono una sorta di parodia di L, sì, questi personaggi intelligenti che però, oddio, relativamente, diciamo che in confronto a L non sono altro che mezze cartucce, insomma. Beh, innanzitutto, prima di fare un'analisi, bisogna precisare, come anche detto da Tsugumi Ohba, quindi la creatrice stessa del manga, che la forza di Nier e Mello non sta nell'individuo singolo. Cioè, sì, ovviamente, sia Nier che Mello sono molto, molto, molto intelligenti, ma presi singolarmente non arrivano all'intelligenza di L. La loro forza sta nell'unione. Cioè, quando questi due personaggi si uniscono, cioè non si uniranno mai perché effettivamente non sono due personaggi che si amano, però quando in un certo qual modo collaborano fra loro, beh, raggiungono l'intelligenza di L e la superano anche, parlandoci francamente. Ritornando indietro, parlando di Nier, quindi Nier assomiglia abbastanza fisicamente ad L, infatti entrambi i personaggi riprendono delle caratteristiche di L. Nier, a parte riprendere l'aspetto fisico di L, quindi il capello, in un certo qual modo, questa Anche sorta di capello se so tutto. che se i capelli di L Sì, sono sono bellissimi i capelli di L, diciamo, sono sparati in aria e neri, però lui comunque ha tutti questi capelli avanti, folti, bianchi, vabbè. Quindi, a parte riprenderlo fisicamente per i capelli, anche per la posizione, perché Nier, come L, sta sempre tutto curvo. primo modo di parlare, anzi peggio è tutto trasognato, Esatto, stile Lola Nier, Lovegood. esatto, Nier è la sorta, diciamo, se si trovasse a Hogwarts sarebbe il fidanzato ideale per Luna Lovegood, perché è trasognato, vive in un mondo tutto suo, parla con questa voce strascicata, molto mondo delle fiabe. Comunque sia, a parte questo, diciamo, somiglia diciamo, il suo carattere bambinesco, quindi come ho detto prima, è quel carattere di ingenuità insito in L, infatti Nier sta sempre a giocare, un giocherellone, è circondato da giochi, si vede anche qui in copertina.
Ecco, questi sono tutti i suoi giocattoli, giocattoli che spesso e volentieri si crea lui, quindi sta sempre a giocare, gioca anche il vizio, mentre diciamo Ella aveva il vizio di tenersi il dito in bocca, lui ha il vizio di arrotolarsi così i capelli intorno al dito, per cui riprende alcune delle caratteristiche di Elle. Qual è, diciamo, la pecca di Near? Near è un personaggio, non si può dire che Near non sia intelligente, Near è molto molto intelligente, ovviamente, come ho detto prima, rispetto ad Elle lo è di meno, ma quello che conta è che lui si metta in combutta con Mello. Non bisogna dimenticare che Elle aveva designato come propri eredi sia Near che Mello, quindi non uno ma entrambi. Comunque sia, Near è un genio fin tanto che rimane all'interno di uno spazio chiuso, circondato dai suoi giochi, dai suoi collaboratori. Nel momento in cui si trova a dover uscire fuori, quindi nel mondo reale, alla scoperta del mondo, Nia perde la propria genialità. Non sa vivere nel mondo, non sa come comportarsi, non sa che cosa deve fare. È un pesce fuor d'acqua, è come appunto un bambino che bisogna insegnargli tutto, bisogna portarlo per mano. Infatti lui chiede sempre ai suoi collaboratori, mi fai questo, mi fai quell'altro, proprio perché lui non sa proprio come comportarsi. Quindi la sua genialità, puff, sparisce. È un genio finché è circondato dai suoi giochi, dopodiché è sparita la genialità. E poi anche altra caratteristica che riprende da Elle è questa sorta di menefreghismo. Che cosa intendo? Come Elle, Near non si fa problemi a sacrificare le vite dei propri collaboratori. Dice, ah sì, c'è questa cosa da fare nei confronti di Kira. Probabilmente moriranno tante persone, ma figurati, cioè, un po' più di Elle, perché Elle sì, però a volte comunque Elle mostra anche una sorta di... Esatto. A volte cerca di tranquillizzare, dice no, cercheremo di... Invece Near anche più, cioè proprio me ne freghissi, dice no, tu devi fare sta cosa, è necessaria, e quindi... Esattamente, cioè insomma dice, ah sì, muoiono tante persone, però insomma chi se ne frega, non muoio io, non è tanto un problema. Per cui questi sono i limiti di Elle, di Near, quindi non essere un genio al di fuori del suo ambiente di giochi e essere menefreghista, perché effettivamente lui non importa se si vengono a perdere delle vite umane, soprattutto vite umane, diciamo, vicino a lui. È un tratto per lui poco importante, insomma. Invece, per quanto riguarda questo bel figliolo di nome Mello, alias Raffaella Carrà, però solo nella sua prima, diciamo, nella sua prima fase, poi ci sarà la trasformazione, allora Mello viene descritto come l'eterno secondo. Perché? Perché rispetto a Near è sempre quello che arriva secondo, quindi sempre quello che è intelligente, però c'è sempre Near che arriva prima di lui. E però... andiamo a vedere un pochettino. Allora, per quanto riguarda Mello, io, a differenza di Near, nonostante Mello sia definito appunto come l'eterno secondo, quindi quello che comunque viene dopo Near, io è un personaggio, uno di quelli che mi piacciono di più, che amo di più, anche se devo dire che la prima volta che ho visto l'anime non l'avevo calcolato, sarà perché comunque ancora traumatizzata dalla morte di Elle, quindi dicevo no, ma che so ste cose, Near, Mello, quindi non li ho mai tenuti antipatici, però comunque non li ho apprezzati pienamente. Invece quando ho rivisto, quando ho letto il manga e quando ho rivisto l'anime, ho detto, ah, ma Mello, è una meraviglia, è un personaggio comunque, è un personaggio fantastico. Perché? Allora, prima di tutto bisogna dire che Mello, diciamo, rispetto a Near, è molto meno simile ad Elle, perché come ha detto Viola, Near prende molte caratteristiche di Elle, prende l'aspetto fisico, i capelli, anche il modo in cui parla per percentuali, il modo in cui siede, il modo in cui parla, alcuni tic, alcune manie. Invece Mello, si può vedere, non ci assomiglia, non assomiglia per niente ad Elle, è diverso comunque, ed è anche molto più carino, molto più figo. Soprattutto diventa figo quando... ad un certo momento, quando diciamo cambia pettinatura e a caso di incidente gli capita, quindi si ritrova con una bella cicatrice sul volto, però cicatrice che anche a parere del disegnatore Takeshi Obata è una cicatrice che lo rende più uomo, infatti diventa molto più sensuale, più figo, più gnocco.
Mello riprende da Elle solamente due fatti, nel senso che Mello prima di tutto riprende da Elle il fatto che mangia un chilo di cioccolato e non ingrassa mai, beato lui, così come valeva per Elle. E poi Mello rappresenta la parte più dinamica di Elle, perché comunque a differenza di Nier, anche Elle non è un personaggio che comunque esce sempre, anche lui spesso e volentieri si chiude appunto davanti al computer, davanti agli schemi per lavorare ai suoi progetti, però è anche un personaggio che all'occorrenza esce, si mette in azione, anche capace di guidare elicotteri, quindi a differenza di Nier è più attivo. E Mello riprende proprio questa parte più dinamica, più attiva di Elle, naturalmente una parte, possiamo dire, aumentata, proprio perché Mello è un personaggio, tra tutti e tre, è quello più spericolato, più dinamico, è anche uno che ha a che fare con la malavita, quindi comunque non è anche lui non è nessuno stingo di santo qua, però Mello è molto, non è calmo, tranquillo, pacifico, anzi è una persona molto molto impulsiva, e come spesso abbiamo detto, Mello possiamo dire che è anche il più dritto di tutti e tre, perché sia nel senso che appunto come ho detto ha una vita comunque sociale sicuramente più interessante rispetto a quella di Nier e di Elle, è anche una vita sociale appunto fatta di amicizie, di donne sicuramente, perché Mello sembra uno, cioè, dritto, appunto uno fino, che non è, diciamo, uno che non si disprezza il gentil sesso, è uno che si dà, comunque non viene data mai mossa, però comunque tra tutti e tre sembra quello che più che se ne intenda di più, e poi anche più dritto, perché proprio letteralmente, perché mentre Elle sta sempre piegato, Nia sta sempre piegato, almeno Mello sta dritto, e quindi è dritto anche, si può dire anche in questa maniera, e naturalmente forse si apprezza più Mello rispetto a Nia, proprio perché Mello non prende, quindi non è così simile ad Elle, anzi magari uno a un primo sguardo dice vabbè, ma che cosa prende da Elle questo personaggio? Quasi nulla, si può dire. E appunto almeno io l'apprezzo proprio perché è molto affascinante, molto sexy, è spericolato, è un ragazzo che comunque è altrettanto intelligente, no, perché non è stupido, è una persona molto intelligente, è appunto una persona che se la sa cavare a differenza di Nier anche nella vita di tutti i giorni, quindi è un tipo che sa come si fa, sa come cavarsela, peccato solo che poi lo fanno morire, mi è dispiaciuto molto, quando poi ho rivisto l'anime ho detto no, è morto Mello, povero figlio, mi è dispiaciuto, si è dovuto sacrificare, poveretto, dispiace molto. Però io vorrei anche dire che, appunto, come ha detto Viola, questa seconda parte, i personaggi di Nia nel Mello vengono spesso criticati, apprezzati. E invece secondo me appunto bisogna anche, anche se è vero che Elle rimane sempre Elle, anche per noi è sempre preferito, ed è anche vero che nonostante la sua morte, la presenza di Elle è sempre presente, nel senso non è un personaggio che dice è morto, te lo dimentichi, dice vabbè è morto, poi una volta che se ne riparla dice chi era Elle, boh, rimane, la sua presenza rimane sempre, è una presenza costante, ferma, è quasi come se non fosse mai morto, proprio perché è stato un personaggio fortissimo, molto importante, però anche questi sono personaggi caratterizzati bene, fatti bene, che hanno una loro valenza, che ovviamente non sono a livello di Elle, ma comunque sono dei bellissimi personaggi e non hanno, non meritano secondo noi tutte le critiche che gli sono state fatte. E infatti è grazie a loro due, quindi grazie alla loro collaborazione, che Light Yagami viene incastrato, e quindi dopo una serie di vicissitudini tutte strane, Light che fa quello per incastrare Nier che fa quello per incastrare Light, poi arriva Mello e tutti i casini, succede appunto che Nier finalmente riesce ad incastrare Light Yagami e a rivelare, quindi a svelare che Kira è lui, e quindi qua arriva un'altra scena molto importante, la scena finale molto importante del manga dell'anime, che è la morte di Light Yagami. Tramite Nia quindi si arriva alla morte alla scena finale, che è la morte di Light Yagami, diciamo, no, o meglio non solo tramite Nia, anche tramite Mello, perché sì, diciamo, hanno collaborato insieme, Mello, esatto, si è sacrificato, Mello si è sacrificato per fare, ha capito che diciamo sì, avevano collaborato sempre, diciamo, all'insegna dello scontro, perché è sempre una lotta a chi arriva prima a Kira, fra Nier e Mello, però ha capito che effettivamente l'unico che poteva arrivare a Kira era proprio Nier, e quindi si è sacrificato, ha dato questa carta in più a Nier, però non bisogna dimenticare che Nier è riuscito ad arrivare a Kira
anche grazie a Mello, perché se Mello non avesse fatto le sue mosse, non avesse condotto per un certo periodo il gioco, non si sarebbe arrivati ad un punto fermo. Allora, dunque, qui io e Pamela, diciamo, analizzeremo la morte di Delight, io nel manga e lei nell'anime, per un semplice motivo, perché io ho letto prima il manga e poi ho visto l'anime, e lei l'esatto contrario, prima ho visto l'anime e poi ho letto il manga, per cui le reazioni mia e sua sono state completamente diverse. Allora, innanzitutto, come muore Light nel manga? Light si trova face to face con Near, e Near riesce ad incastrarlo, riesce a dimostrare a tutti, al proprio quartier generale, al quartier generale di cui è a capo L, riesce a dimostrare che Light Yagami è a capo L. Sì, vabbè, a capo L, che in quel momento L sarebbe Light Yagami, che sarebbe Kira, vabbè. Vabbè, il triangolo no, vabbè. Ok, Nia riesce a dimostrare che Light Yagami non è altro che Kira. Per cui uno degli uomini del quartier generale per le indagini contro Kira, Matsuda, deluso perché lui aveva sempre preso Light come proprio idolo, l'aveva sempre ammirato, lo aveva sempre difeso, deluso, spara contro Light. Light in questo momento, dopo essere stato sparato, inizia a delirare. Dice, cioè, crede ancora di avere la potenza nelle sue mani. Proprio dice. Perché alla fine del manga e dell'anime si vedono, appunto, oltre a una parte importante che è la morte di Light Yagami, però un'altra cosa è il fatto che Light Yagami perde perde tutto il controllo che ha avuto fino a questo momento. Mentre fino a questo punto Light è sempre stato un personaggio che controllava le proprie mosse, le preparava a puntino, faceva in modo di non lasciare tracce, beh, in questo frangente perde tutta la sua lucidità, diventa letteralmente pazzo. Lui infatti chiama Misa, uccidili, che cosa stai facendo? Perché perdi tempo? Scrivi il nome sul Death Note, vaneggia in questo senso, per cui si rivela agli altri per quello che è, quindi per essere Kira. Nel manga c'è da dire che la morte di Light è trattata in maniera molto più cruda, infatti Light fa una fine letteralmente misera. Non bisogna dimenticare che al suo fianco c'è Ryuk. Fra le altre persone che Light implora di uccidere, Near e quant'altro, c'è anche Ryuk. Lui va da Ryuk e gli dice, beh Ryuk, allora difendimi. Che cosa stai facendo qui? Uccidi Near. Beh, è perché è cruda. A parte perché appunto Light è proprio... È cruda proprio se diventa più vera. Cioè, esatto, è molto più vera. Se fosse successo veramente, probabilmente sarebbe stato proprio così. Esatto. Diciamo, perché è cruda? Uno, perché appunto Light è proprio ridotto allo stato di larva. È una larva umana, ha perso tutta la sua dignità, tutta la sua compostezza, diventa quasi dipendente dagli altri, non ha più una propria autonomia, chiede agli altri di uccidere i suoi nemici, anche senza dignità, perché non ha la dignità di ammettere la sconfitta. Dice, no, cerca in un qualsiasi modo un escamotage, un qualcosa per poter andare avanti, non riesce ad ammettere di essere stato scoperto e di essere finito. Questo è uno dei motivi per cui è cruda, ed è cruda anche perché, come abbiamo detto prima, c'è un momento in cui Ryuk mostra la sua natura di Shinigami, ed è proprio questo. Come abbiamo detto, a differenza di Rem, Ryuk è un personaggio disinteressato, non ha alcun interesse a fare un favore a Light, non è come Rem che appunto cerca in un qualsiasi modo di salvare Misa anche sacrificando se stessa, no? Ryuk dice, sì, io c'è proprio la valiviola, che cavolo dice? Esatto. Ryuk pensa solamente al suo tornaconto, non è legato da sentimenti a Light. Light per lui è importante solamente perché è il possessore del quaderno e solamente perché lo fa divertire. Già prima Ryuk, all'inizio del manga, quindi all'inizio della storia, aveva detto a Light, guarda che quando arriverà il tuo momento e la tua fine, sarò io a scrivere il tuo nome sul quaderno, ed è ciò che effettivamente fa. A discapito di tutte le preghiere, di tutte le suppliche che Light gli rivolge, Ryuk non ha pietà. Ryuk apre il suo quaderno, scrive il nome di Light, tempo 40 secondi, e Light è morto.
Per cui, diciamo, Ryuk risulta spaventoso in questa sede, perché sì, è sempre stato burlone per tutto il manga, poi in questo momento dici, cioè, oddio, Ryuk che, cioè, dice, oddio, sto facendo una cosa seria, ho ucciso Light, oh madonna, che cosa è successo? Quindi diventa spaventoso Ryuk, perché è veramente crudele, non si commuove davanti a niente, è uno Shinigami, è un signor Shinigami, insomma. Non si fa commuovere, dice no, io devo fare questo, questa è la mia natura, questo è il mio compito, lo faccio e basta. Quindi tutta la sua natura burlona, tutti gli scherzi, tutti i suoi contorcimenti spariti in un attimo. E Light, allora, chiamatemi cinica, chiamatemi crudele, chiamatemi come volete, ma io nel momento in cui ho visto la fine di Light, quindi Light, larva umana, questo personaggio così pieno di sé, tutto io, che si trova praticamente a strisciare, a supplicare, a dire no, che state facendo? Uccidetelo, siete tutti dei cretini, io sono intelligente, Ryuk, uccidili, uccidili, Misa, apri il quaderno, uccidili, quindi proprio larva, priva di dignità. Ryuk che non si fa affatto commuovere, dice sì, Light, ciao, hai finito, basta, ciao. Io sono stata contenta, oh, ditemi quello che volete, sarò cinica, ma io sono stata contenta, io me la ridevo, me la spassavo, e dicevo, viva, finalmente sei andato, hai finito di rompere le scatole, ciao, ciao, addio, addio, bravo Ryuk, bello, bravo, bravo, io ero felicissima. Ti darei un bacio in bocca qua. Esatto, io ero strafelice, cioè, finalmente ho detto, questa è stata la fine che si meritava, perché comunque un personaggio, l'ho detto, che... Insomma, dai, Light se la tira per tanti motivi, dice sempre, ah sì, io, guarda sempre con aria di sufficienza le altre persone, adesso è lui ad essere guardato con aria di sufficienza, come ci si sente? Ah sì, io. beh, ho un'idea, scusami. Cioè, dopo questo, è Light ad essere guardato con aria di sufficienza, ah, com'è, siamo passati dalla parte di dominatore alla parte di succube? Come ci si sente adesso? Male, presumo. E io... ero contenta proprio per questo, ero proprio felice, per me è stato il finale più bello, insomma, proprio se vogliamo parlare francamente. Cinismo allo stato puro, però io l'ho detto, Light non l'ho mai sopportato e la fine che ha fatto è stata più che meritata. Allora, invece, per quanto riguarda l'anime, appunto, io ho visto prima la morte di Light nell'anime e poi l'ho visto nel manga. La morte di Light nell'anime viene trattata in maniera un pochettino diversa, perché mentre nel manga è più cruda, appunto è più vera, abbiamo anche detto, però è, fa più, non che sciocca, però è, fa questo effetto appunto più violenta, più cruda, nell'anime, oltre al fatto che si nota sempre la pazzia di Light, anche nell'anime Light diventa pazzo, perde completamente la testa, il controllo, la morte però è trattata in maniera molto più romantica, anche se per romantica non vale, non voglio intendere romantico nel senso d'amore, però più pacata, romantica, delicata, più soft, ecco. E anche qui Light viene sparato da questo suo collaboratore che è Matsuda, però invece di essere ucciso, stesso nel posto in cui si trova davanti a Nier e tutti quanti da Ryuk, Light scappa avendo un sacco di pallottoli in corpo, sanguinante, esanime, dolorante, e se ne scappa per andarsene, cioè se ne sta scappando, non si sa dove se ne vuole andare. E quindi appunto qua viene mostrato un Light Yagami più, appunto, più che fa più tenerezza, proprio perché si vede mentre Light scappa, mentre così è dolorante, sta soffrendo, e quindi anche una persona come me che ha odiato Light Yagami per tutto il manga, che inizia, per tutta l'opera, che inizialmente aveva detto ah sì, ti hanno sparato, pentista, anch'io cinica, pure io, pentista, sì, ah, devi morire Light, pentista, così ti impari, però quando ho iniziato a vedere Light che comunque soffriva così, ho iniziato a fare, ma Light, poverino, poveretto, fino a quando Light, appunto, così sofferente, arriva, non mi ricordo, vicino a una torre, un palazzo, non ricordo che cos'è, comunque si accascia su delle sedie, intanto c'è Ryuk che gli parla, anche qui il modo in cui Ryuk parla è diverso, perché mentre nel manga mostra la sua natura di Shinigami, quindi una natura più cattiva e più paurosa, invece nell'anime è più, anche lui è più pacato, tranquillo, è quasi che parla a Light come un amico dal quale in un certo senso si dispiace di separarsi, proprio perché Ryuk si trova seduto in cima ad un palazzo e mentre Light, vediamo Light che se ne sta, cerca di scappare, che sta soffrendo, cerca di trovare rifugio, Ryuk riparla e gli dice
Light, adesso è arrivato il momento di lasciarci, te l'avevo detto che saresti morto e che, se non sbaglio, dice anche che le persone che hanno il Death Note comunque sono destinate ad avere una vita misera, è stato bello il tempo che ho passato con te, quindi per dire comunque è quasi un saluto, quasi che Ryuk si dispiaccia di lasciare Light, è stato bello lasciarti, però ci siamo divertiti un sacco, e scrive il suo nome, appena finisce di scrivere il suo nome, anche se questo è un po' un'inesattezza perché devono passare comunque 40 secondi, però per motivi di, appunto, di come possiamo dire, di poetica, chiamiamola così, quindi appena lui finisce di scrivere il suo nome, quindi Light Yagami, si vede proprio che quello di Light Yagami si blocca e lui muore, e quindi, appunto, dato che questa è una scena trattata in maniera diversa, quindi in maniera molto più più dolce, più in questa maniera, appunto, più dolce, romantica, fa un effetto diverso, quindi tanto nel manga da un lato tu magari dici, ah, cioè quasi viene quasi improvviso, però forse ti rallegri pure come è stato per lei, forse mi sarei rallegrata anch'io, però nell'anime ti fa commuovere, infatti tanto io lo detestavo, però mi ha quasi fatto scendere la crincia, proprio perché è trattato in questa maniera diversa, e quasi che ti dispiace per Light Yagami, cioè però doveva morire così, quasi che ti fa dispiacere, cioè, povero Frusco, è morto così, poveretto, povero figlio, poteva morire in un'altra maniera, quindi è una scena trattata in maniera diversa, è altrettanto bella, sono belle tutte e due le scene, poi magari ognuno ha la sua preferita, perché quella nel manga è più reale, quindi è più reale, più di impatto, mentre quella dell'anime è meno reale, più romanzata, però è più commovente sicuramente. Insomma, sì, infatti, diciamo il fine del manga e dell'anime sono completamente diversi, nel senso che il finale nel manga ha lo scopo di provocare un senso, appunto, di esaltazione nel lettore, perché proprio dice le parole che dice sono ben ti sta, infatti, appunto, se avrei fatto festa preparata con trombette, vuvuzela, non lo so, tamburelli, di tutto, festa, insomma, mentre nell'anime no, tende più a toccare le corde, diciamo così, del cuore, tende più a farti spiacere per quel personaggio, apre un'altra prospettiva, dice sì, Light, d'accordo, tu l'hai odiato, ma effettivamente si meritava di morire così, per quanto negativo fosse? Quindi sono due finalità completamente diverse. C'è da dire che comunque in entrambi i finali, entrambi i finali sono scioccanti anche per un semplice motivo, perché Light perde tutta la sua le sue caratteristiche di personaggio, cioè noi Light l'abbiamo, appunto, sempre conosciuto come questo personaggio pieno di sé, intelligente, che ha sempre il controllo su tutto, dignitoso, per cui tu provavi, diciamo, una sorta di rispetto, pur non amandolo lo rispettavi, perché tu dicevi, cioè ammettevi la sua intelligenza, dicevi però caspita, cioè per quanto io non condivido il suo modo di fare, intelligente, controlla, è un gran personaggio, beh nel finale no, cioè nel finale si perde tutta quest'aura, veramente diventa un personaggio pietoso. Diciamo che Elle fa una morte più dignitosa, molto più dignitosa. Anche se alcuni, se non sbaglio, alcuni hanno detto invece che Elle ha fatto una morte abbastanza misera, alcuni dicono che abbia fatto una morte misera, se non sbaglio, però sì, in realtà secondo noi no, non è una morte misera, perché comunque Elle anche nella morte rimane con la sua dignità, cioè si vede, appunto, Elle nel momento in cui muore che guarda Light Yagami e gli dice: Light, sei tu ad essere Kira, eppure, cioè, rimane lucido, rimane se stesso fino alla fine, cosa che non è per Light. Light perde proprio tutta la sua essenza di personaggio, diventa un personaggio diverso da sé. Quindi, come tutto quello che Light era per noi, quindi questo personaggio calcolatore, intelligente, che tiene tutto sotto controllo, si rivolta tutto, diventa l'esatto contrario di se stesso. Ed è questo, secondo me, la cosa più scioccante di tutte, quindi vedere questo Light trasformato, chi lo sa, magari quella è sempre stata la vera natura di Light che lui ha cercato di smorzare, di nascondere tramite la sua intelligenza, chi lo sa, non ce lo può dire nessuno, infatti il finale del Death Note, diciamo, è un finale aperto per tanti motivi, uno è questo, l'altro finale, cioè, è aperto anche per un altro motivo, infatti Matsuda nel manga, questa è una parte assente nell'anime, però nel manga insinua il dubbio
del lettore, dice sì, va bene, Light è morto, ma chi ce lo dice che effettivamente quella era veramente Kira, che non è stata tutta una macchinazione di Nier? Chi ce lo dice che Nier effettivamente ha distrutto il Death Note, perché si dice che Nier abbia bruciato il Death Note? Chi ce lo dice che Nier veramente l'ha bruciato e che invece lui non lo stia usando per i propri scopi? Quindi è un finale aperto, noi effettivamente non sappiamo se Nier ha detto la verità o se Matsuda dice la verità. Non si sa. È un finale aperto per tanti motivi. E poi un'altra cosa che bisogna considerare è il fatto che nel Death Note, nel senso, chi è il vero vincitore? Effettivamente, cioè, si potrebbe considerare il Death Note, cioè, sono tutti vincitori e nessuno. Eh sì. Perché comunque, cioè, pensandoci, nel manga, come termina il manga? Termina con una processione di persone fedeli a Kira, quindi in un certo qual modo Light sì è morto ma ha raggiunto il suo scopo, quindi risulta vincitore in un certo qual modo. Ryuk, come abbiamo detto, si è divertito e quindi è non plus ultra, lui ha raggiunto il suo scopo in, diciamo, nel vero senso della parola. Rem era lì per proteggere Misa e quindi, diciamo, è morta, però l'ha protetta. L, come Nier e Mello, erano lì per catturare Kira. L e Mello sono morti, però tramite il loro contributo hanno aiutato a trovare Kira, quindi in un certo qual modo hanno vinto tutti. Mm. Però nel contempo hanno perso, perché sono morti, non si può dire che una persona che muore sia vincitrice, anzi, non lo è. Magari forse quella più, se così si può dire, sfigata è proprio Misa. Sì, perché in effetti lei adorava Elle, lei era innamoratissima di Light per due motivi, a parte perché ovviamente Light è questo ragazzo avvenente e quant'altro, ma anche perché lei si sentiva in debito con Kira, perché Kira aveva ucciso tramite Death Note l'assassino dei suoi genitori. Quindi, diciamo, lei avrebbe amato Kira a prescindere se fosse stato Light, Elle, diciamo, avrebbe amato comunque Kira. E diciamo che si può dire che quella effettivamente più sfortunata è proprio lei, perché lei era innamoratissima di Light, lei avrebbe fatto di tutto per Light, lo adorava, e si trova tutto a un tratto a non avere niente. Ha la vita doppiamente dimezzata, perché lei ha fatto, diciamo, uno scambio con lo Shinigami, quindi si è dimezzata due volte la vita, quindi se ipoteticamente poteva vivere, non lo so, fino a 100 anni, ora può vivere fino a 25, non è che sia proprio il massimo, e si è trovata anche senza la persona che amava. Insomma, probabilmente quella che perde più di tutti, se si può fare una scaletta, è proprio Misa, mentre che quello che gode più di tutti può essere Ryuk, anche se più o meno tutti quanti sono vincitori e vinti. E allora adesso, dopo questo lunghissimo excursus sul Death Note, forse è stato un po' lungo, però comunque noi parliamo tanto, quindi anche per chi l'ha letto, per chi lo conosce, magari può essere stato un po' però comunque noi ci tenevamo a dire tutte queste cose. Allora ora, anche se chi non ha letto, magari chi ha ascoltato il mio consiglio, adesso si ritrova a seguire il video, cercheremo di non dare nessuno spoiler. Se sono spoiler, sono spoiler comunque piccolini, che non vanno a svelare molto della trama. E facciamo una cosa, diciamo, un giudizio generale. Quindi, perché a noi piace Death Note, oltre a tutto quello che abbiamo detto precedentemente, proprio perché è un manga che riesce coinvolgendo, che riesce a coinvolgerti completamente. L'abbiamo già detto, il Death Note non è un manga d'azione, quindi se qualcuno sta cercando un manga dove c'è azione, combattimenti, cose del genere, non è questo genere di manga, anzi è un manga molto psicologico, quindi funziona molto sul fatto che il personaggio 1 dice io devo imbrogliare questi personaggio 2, quindi devo fare così, il personaggio 2 però dice no, io devo fare in quell'altra maniera per cercare di incastrare il personaggio 1, il personaggio 1 dice no, ma io allora devo fare la contromossa, poi il personaggio 3 che fa queste altre cose, quindi è tutta un lavoro di psicologia, quindi lavoro di testa, anche, a volte ci sono anche ragionamenti un po' difficili, non esatto, difficili, diciamo, però che devi stare attento. Esatto, il lettore perde molto più tempo a decifrare lo schema mentale del personaggio che magari a leggere l'azione, infatti tu ci sono alcune pagine che dici aspetta, fammi vedere, allora lui ha fatto questo, che poi ha avuto questa conseguenza, ma lui ha fatto questo perché prima è successo questo, quindi c'è molta psicologia. Quindi
non è un manga d'azione, è un manga più psicologico, però è un manga appunto che riesce a prenderti completamente, almeno per quanto riguarda noi, proprio per questi suoi giochi di psicologia, proprio perché ha personaggi molto, molto forti, molto carismatici, anche per la trama, comunque, anche per la storia, perché comunque ha dei colpi di scena, ha dei bellissimi colpi di scena. Vabbè, abbiamo cambiato postazione perché si era scaricata la batteria e quindi non potevamo ricaricarla, quindi abbiamo cambiato. Allora, quindi ritornando tutto quanto ai giudizi, quindi Death Note perché è coinvolgente, bla 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 bla, via dicendo, per cui consigliamo di leggerlo per questi motivi qua, se qualcuno l'ha letto, perché sicuramente mi piacerà, perché appunto è un manga e un anime che riescono a prendere il lettore o lo spettatore. Sì, poi ultime due considerazioni riguardano la tematica del bene e del male e alcuni aspetti negativi che abbiamo notato. Per quanto riguarda la tematica del bene e del male, oltre alla domanda chi è il vero vincitore, sorge spontanea la domanda: ma a questo punto, se Light è cattivo, L è cattivo, Nier e Mello in un certo modo sono cattivi, chi è buono in questo manga? Partendo dal presupposto che tutte queste considerazioni che noi abbiamo fatto, nell'intento della scrittrice, la maestra Oba, non c'era nessuna di queste cose, quindi sono tutte considerazioni a posteriori. L'intento della scrittrice non era di fare un'opera moralistica, ma no, semplicemente ha creato una storia, l'ha scritta e basta, senza intenti moralistici. Lei però una cosa la dice. Dice che l'unico personaggio veramente buono di tutto il manga è, udite udite, Soichiro Yagami, quindi il papà di Light. Perché l'unico personaggio veramente buono? Perché il papà di Light è un personaggio tutto di un pezzo, lui è il capo della polizia ed è sempre uguale a se stesso, non rinnega mai la propria natura come invece può fare Light, come può fare L che si nasconde dietro diverse identità, oppure anche Nier e Mello che fanno, diciamo, delle azioni amorali. No, il Soichiro Yagami fa sempre delle azioni all'insegna della moralità, all'insegna della giustizia, lui difende la giustizia con tutto se stesso, sempre e comunque. Perciò lui è il personaggio più morale, più alla mano e più tutto di un pezzo di tutto il manga e di tutto l'anime. Per cui si può dire che Soichiro Yagami sia l'unico personaggio veramente buono di tutta la saga. E poi, diciamo, uno dei pochi aspetti negativi di questo manga, oltre al fatto appunto che per alcuni potrebbe risultare un pochettino pesante, però questo non è un aspetto negativo, cioè per noi non è un aspetto negativo, e poi il fatto che forse la figura femminile viene un po' denigrata. Perché? Perché oltre al fatto che nel Death Note le figure femminili sono ben poche, quindi Misa e poi altre nel personaggio di Takada, però sono personaggi comunque abbastanza, Misa e abbastanza frivola, stupidina, Takada allo stessa maniera, con un personaggio che non spicca, non che è risulta più meno stupida di Misa, però anche lei non è che fa una bella figura per vari motivi che non possiamo dire naturalmente qui, e quindi appunto si vede come la figura femminile non venga molto, molto considerata. L'unica eccezione è rappresentata da Naomi Misora. Esatto, perché comunque prima di parlare di Naomi Misora, cioè effettivamente che qual è l'immagine che danno della donna? Prendiamo ad esempio Misa, cioè Misa non ha spina dorsale, è solamente un personaggio, diciamo, quello che le dice Light quello fa. E non è bello questo, cioè rappresenta comunque il genere femminile come quasi zerbino dell'uomo, donna che serva dell'uomo, e non è particolarmente bello. Per quanto riguarda Naomi Misora, beh, lei è un personaggio, diciamo così, che ha una valenza secondaria, sbagliando però, perché potrebbe avere una valenza primaria. È un personaggio che non viene sfruttato. Esatto, non viene sfruttato. Lei è uno dei primi personaggi che intuisce alcune verità su Kira, però non viene sfruttata proprio perché, esatto, chi vuole saperlo leggesse il manga o guardasse l'anime. Esatto, proprio perché non possiamo fare spoiler. Esatto. E quindi noi, come abbiamo detto, sia da chi l'ha visto, sia da chi non l'ha visto, cioè sia da chi ha letto e visto l'anime, quindi sia da chi non l'ha visto,
Aspettiamo, siamo aperte tutti quanti i commenti, anzi più ne vengono meglio è, perché vogliamo condividere, appunto, ci piace condividere le impressioni su questo manga, su quest'opera, anzi su quale c'è tantissimo, c'è davvero tantissimo da dire. Se qualcuno non l'ha visto, io consiglio, andatela a vedere, poi venite a vedere il video, così per poter commentare, perché c'è da commentare su tante tantissime cose, ci sono anche appunto personaggi che noi non abbiamo trattato, non abbiamo proprio nominato, ma anche per necessità, perché è già uscito lungo così, quindi figuriamoci se avessimo dovuto trattare anche gli altri personaggi, altre tematiche, però c'è tanto da parlare, quindi se volete potete scrivere. Commentate, siamo disposte ad un bel dialogo e a scambiarci reciproche opinioni. Esatto, quindi scrivete in tanti, proprio perché siamo curiose e siamo anche vogliose di comunque condividere le nostre opinioni. E prima di salutare, io voglio ringraziare tutti gli iscritti, dato che ho avuto un bel boom di iscrizioni, a scrivere tutte quanti, mi sarebbe piaciuto scrivere tutto, come ho fatto nello scorso video, scrivere, diciamo, nominare tutte le persone che si sono iscritte, però ovviamente, essendo molte, starei un altro tipo di altri 20 minuti a nominarle, quindi ringrazio chi si è iscritto, lo sa comunque, quindi ringrazio tutti quanti, sia italiani che stranieri, visto che ci sono anche molte persone straniere, quindi thank you anche chi viene comunque fuori dall'Italia, e mando un saluto, speriamo di vederci presto, un saluto da Pamela, da Viola, da Rem, sì, anche ciao, vero, da Ryuk, datevi un bacio. Un saluto da Elvis, che non è qui con noi, si è rintanata al fresco sotto il letto e non ha intenzione di uscire. E ci vediamo presto. Ciao ciao!